Cari amici che ci seguite su questo canale video, un saluto da Luca Veneziano. Ci troviamo a Pesaro in un locale strepitoso, si chiama Millionaire, gestito abilmente da Mr. Zazà Infante, che ha coreografato tutta la serata. Dopo direi. Ok, allora qui abbiamo la Valentina. Esatto. Valentina, che ha presentato con me la serata, in più ha fatto un'esibizione eccellente al termine. Queste sono le reginette che si sono esibite, che come al solito si presentano da sole. Io sono Chiara Rinaudo e vengo da Fossombrone, ho 14 anni. Io sono Beatrice Tinti e vengo da Pesaro e ho 16 anni. Michela Di Ciocco, vengo da Fano e ho 27 anni. Valentina Olivieri, vengo da Gallo e ho 14 anni. Lucia Antognoli, vengo da Lucrezia e ho 20 anni. Benedetta Antognoli, da Lucrezia, 17 anni. Giordano Giada, da Montelabate, 19 anni. Ecco, poi avevamo anche giurati e qualche ospite per rendere un po' più salata e pepata la serata. Eccoli qua. Ciao, Antonio, bye, ciao mamma. Ciao, ciao. Ale Montecchi. Matteo Mattioli. Ciao, Giulì Modesti. Rodolfo Canestrari, vengo da Fano. Riccardo Cecchini. Sono Francesca Maria Sasso, ciao. Gabriele Gabbianelli. Daniela Vinazzi. Ok, con l'applauso di tutti i presenti e il nostro simbolo, reginetta della canzone, l'appuntamento è con le prossime puntate. Ciao a tutti. Ospite di questa serata anche il nostro amico Ricky Cecchini, un campione in erba, ma non tanto in erba, perché ha già 15 anni, è già un pilota importante. Perché Ricky, dove corri? Diciamolo agli amici che ci seguono. Coppa del Mondo Superstock 600. Ok, è un team molto importante che si sta dando da fare, è un team, diciamo così, a respiro internazionale. Il team si chiama? Si chiama Azione Corse. Ecco, Azione Corse, che sta cercando di far uscire già il campione che è in te, diciamo. E in quali circuiti corri? Insomma, ci sono quest'anno, allora, alcuni qui da noi, ci sono Misano, corriamo quest'anno nuovo un circuito a Imola, facciamo, oppure ci sono Valencia, Portimão, tutti questi circuiti qui, Brno, tanti insomma, circuiti, dai, insomma, quelli dove corrono con la moto mondiale. Che cosa fai durante il giorno? La tua giornata ideale? Studi? Insomma, allora, sì, a parte studi, quello, ma allora studio, faccio la scuola, l'Istituto Statale d'Arte d'Urbino. Sì. E dopo, insomma, dai, la roba più importante per un pilota, dai, al giorno ci allena, ecco. Quello è fondamentale, dai. Pure, ecco, dove ti vai a allenare? No, ecco, io vado a correre fuori, insomma, cioè prendo, mi vesto e mi alleno. Ah, ti alleni, cioè, ti tieni in forma, diciamo. Sì, insomma, sì, ecco. Si corre, ecco. E poi molto fondamentale, cioè, lo dico così perché mi piace tantissimo. Gioco tanto alla PlayStation, non so perché, però mi piace tanto, pure anche serve perché. Dicono che lo usano tanti piloti perché funziona, sì. Sì, perché per esempio io adesso ho il gioco Superbike 08, ci sono tutte le piste che corro io quest'anno. Vedi. Quindi allora si studia un attimo così la pista, tanto io non ci sono mai stato, vedo le traiettorie, così tutto. Insomma, è così, no? E io mi immagino le ragazze che vedranno questo video, che ci seguono anche sui nostri siti, si innamoreranno sicuramente di te perché sei un bel ragazzo alto. C'hai un contatto tuo per dove ti possono contattare su Messenger, che ne so? Sì, ma diciamo che il mio zio mi ha tolto la DSL. Ecco, quindi non sei contattabile. No. Se ti volessero mandare un messaggio qualche tua fans a Ricky Cecchini, dove lo mandano queste ragazze? Ecco, lo domanda da $1 milione, chiedetelo allora a mio zio. Allora, io direi di scrivere qua www.titanustv.it, mandate le vostre mail e noi vi terremo informati e gliele gireremo. Ok, saluto pure tutti gli amici che ti seguono. Ciao a tutti, ciao. Seguitelo perché ne sentirete davvero parlare. Ricky Cecchini.